faccio vedere che immediatamente entra. Ciao ragazzi, siamo sul video del mese dedicato sì. all'autore di questo mese. L'autore è Carfuls. Non so se tu hai guardato qualcosa legato. Ci ho provato con tutta la buona volontà di questo mondo, ma ho scoperto, vabbè, intanto lui è del 38-39. Sì. E non so se era un professionista della magia o se facesse altri lavori. E non so niente altro della sua vita, ma il motivo vero è che ho trovato questo piccolo articolino in cui si parlava di lui e si raccontava che lui in tutti i suoi anni di carriera nel mondo della magia per qualche motivo si è sempre categoricamente rifiutato di rilasciare interviste, di dichiarare qualsiasi cosa, quindi è un po' un uomo misterioso, cioè certo. non si capisce bene che cosa faccia e cosa non faccia. Quello che è certo, e poi ne parleremo in altri video, che è una mole di pubblicazioni stellare. Credo che ormai toccheremo le 200 pubblicazioni, sì, credo, sì, tranquillamente. Ma proprio senza problemi. Sì, sì, sì. Ne parleremo in altri video, comunque diciamo forse le pubblicazioni più famose sue sono tutta la linea del self-working, sì. ci sarà un video dedicato, le riviste, sì. ha curato tante riviste, sì. Paul Bueller's Review, ci sarà un video dedicato. Assolutamente. E poi mille altri pamphlet, fascicoli, molti autoprodotti, quindi anche una tiratura relativamente bassa e molto difficile da procurare, più tutta la linea con la stessa casa editrice del self-working, quindi Dover. Per la Dover, tutti dedicati alla magia orientata agli amatori, al pubblico, sì. anche se in realtà ha pubblicato delle cose molto interessanti. Sì. Credo di avere portato bene o male tutta la sua pubblicazione con questa casa editrice, che è quella della Dover. Okay. Quindi oltre i self-working abbiamo... Slime, c'è un po' di... Sì, c'è un po' di macello. Quello è sempre un self-working. Voilà. Okay. Allora abbiamo piccoli, abbiamo Easy Magic, Foolproof Card Tricks, The Best Card Tricks of Alice Stenion, che era un altro curatore di un'altra rivista, Magic, sì. vecchissima rivista, e Charles Jordan's Best Card Tricks. Credo di averli tirati su tutti perché li ho presi dalla libreria al volo. Oltre a questi ci sono libri di maggior formato, cioè quindi in A4, vai, parla pure. Faccio solo un chiarimento, sì. perché da quello che so io, la rivista Magic di cui ti riferivi tu non è il Magic, quello che è uscito dopo. No. C'è anche, tu parli quella di questo. Quello del 1900, lo Stenion Magic. Tu stai parlando di questo. Esatto, lo Stenion's Magic. Mattone. Che tra l'altro avevo fatto un video nella rubrica con sì. i libri consigliati. Sì, questo è gli Stenion. Allora li metto via, tanto ci metterò una mezz'oretta e okay. posto, tu parla. Poi in formato più grande sono usciti, adesso non mi ricordo gli anni di pubblicazione, comunque Easy to Do Card Tricks for Children, questo che è molto particolare e purtroppo mi hanno fregato quando l'ho ordinato, mancano dei pezzettini, infatti lo ricercherò. The Children's Magic Kit sono 16 giochi di magia con tutti i cartoncini per eseguirli. Okay. Me l'hanno venduto per completo, in realtà ne mancano tre tipo. Okay. Perché è uno di quei libri che si stacca, esatto, i pezzi. Esatto, stacchi i pezzi. Molto carino. Tutti per fare appunto magie diverse. Poi Magic Tricks for Children e l'altro libro suo famoso, che potremmo paragonarlo un po' a quello di Patrick Page, sì. è The Big Book of Magic Tricks. Uno di quelli forse meno conosciuti, meno acquistati dagli amatori, ma molto molto valido. Ammetto di averlo preso e mai aperto in vita mia, l'ho aperto okay. adesso per okay. fare questi video. In realtà è un peccato, adesso mi sono ripromesso di leggerlo, perché a parte che Martin Gardner dice il miglior libro mai pubblicato di giochi di prestigio facili, okay. ma è molto professionale, cioè parla della misdirection di Slidini, parla di mille cose prima ancora di entrare nel vivo degli effetti, okay. c'è un po' di storia della magia, no, è fatto molto 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 niente bene, niente da invidiare a tante pubblicazioni blasonate, assolutamente. È diviso per argomenti, okay. quindi abbiamo l'arte dell'impossibile, la mano è più furba, non veloce, è più furba dell'occhio, okay.
Perché, e questo è interessante, questo è il capitolo più interessante secondo me. Teoria. Perché in teoria la mano è più furba dell'occhio proprio perché parla di misdirection, di azioni condizionate e via dicendo. Quindi concetti anche avanzati, no? Per un libro per i profani. Certo. Poi close up, cartomagia, monetomagia, magia con le corde, magia mentale, comedy magic, quindi magia comica, segreti del gambling, del, okay, del gioco d'azzardo e una altre raccolta di altre impossibilità, così quello che non sapeva dove mettere l'ha messo in fondo al libro. Molto, molto, molto interessante. Intanto faccio un'osservazione, ma è una cosa, poi potrei anche dire una cagata pazzesca, me lo dirai tu. Sì? Stavo ragionando in questo momento che te l'ho sentito parlare del fatto di mettere argomenti di teoria profondi come misdirection in un libro per chi deve iniziare o principianti, che noi spesso diciamo, no, ma a chi inizia bisogna dare i giochi, bisogna fare così. Ti ho detto, perché non iniziare già col piede giusto, già con questi concetti chiari per poi costruirci sopra, anziché doverli imparare da zero? No, per me invece è fondamentale, no? Perché il sottotesto, anche se lui poi lo dice chiaramente, è il trucco, il fare bene la tecnica, il trucco è una parte minima, certo, di quello che è richiesto al prestigiatore. Quindi parla di personalità, parla veramente, veramente okay, un gran libro dal mio punto di vista. L'illustrazione del sax. Esatto, il sax. No, questo è un gioco particolarissimo, non ci sono più i dadi. Se non li abbiamo messi da una parte. Questo lo usa come esempio di inganno visivo, qualcosa del genere. Ah, io parlavo di questa foto qua che c'è anche c'è un libro della Ah, Dover, il sax, ok, un, sì, sì, sì. Il sax, cioè questa stessa foto sulla, esatto, sulla copertina dell'edizione Dover di... No, lui fa vedere questa cosa, l'ho letto al volo, ma mi era piaciuto il concetto. Ok. Cioè del, per esempio, io ho... Sì. Due dadi, e vedo, vedi la, sì, la foto, no? Dicevo, due dadi, e li ho messi così, con due numeri a caso, tipo il, sì, 5 e il 2. Okay. La cosa interessante è che il 5 è esterno. Ok. Ok, poi chiede allo spettatore, e li metto qua, perché se li tenessi qui potrei manipolarli. Certo. Qua è impossibile. Chiede allo spettatore di mettere una mano così, okay, lui lì va sotto, sì, aspetta un secondo, si sposta e fa vedere che adesso il 5 è interno e il 2 è esterno. Ok, l'ho fatto molto veloce, sì, no? E quindi poi c'è tutta la spiegazione psicologica dietro del fatto che sostanzialmente hai girato la, certo, mano e basta. Ovviamente questo all'inizio del libro non è il giocone di magia, lo usa come esempio per spiegare dei concetti e via dicendo. L'altra cosa molto interessante è si narra che Max Maven, sì, avesse detto che, credo di averne parlato con Tomatis di questa cosa, che uno dei suoi libri preferiti, a cui ha trovato tanto materiale, era un libro per i bambini. Ok. Di magia per i bambini. E sono abbastanza certo che sia quello di Carfulf. Ok. Perché ci sono su dei giochi incredibili. Questo qua. O questo o l'altro, non mi ricordo, credo che sia questo. Sì, perché l'altro è giochi di carte. Ok. Qua ci sono su delle cose incredibili. Magari ve ne faccio vedere una o un paio prese direttamente. Ho visto un'illustrazione interessante. Non l'ho letto, però ho visto una cosa interessante gli elastici. Il gioco, esatto, questo è incredibile. Tracciare gli elastici al volo. E tra l'altro l'ho trovato solo qua. È un effetto con gli elastici, secondo me è molto buono, che ho trovato solo pubblicato qui. L'idea... E anche nel video con Elia, giustamente dietro, che si arrabbia. Che... Sì, no, ma non c'è... Elia non lo conosce, non l'ha fatto. Praticamente l'idea è che andrebbe fatto in piedi. Sempre per il discorso della teoria magica, no? Però supponiamo che io abbia questi due elastici in tasca. Quindi ne prendo uno, cioè mi giro, certo, ne prendo uno, che posso far controllare, e lo metto in questo modo sulle dita. Mi giro per prendere l'altro. Sì. E ho sbagliato a mettere l'altro, okay, pardon. Dovrebbe essere così. Faccio un pa'. Sì. Quindi questo. Mi giro per prendere l'altro. Okay. E... tenendolo così, spero che si veda in camera, faccio vedere che immediatamente entra, bello, all'interno, molto bello, del... E poi esce. Molto bello. Poi secondo me ci si può lavorare e si può anche far vedere alla fine che sei veramente, certo, chiuso. L'idea, molto semplice, è quando mi giro per prendere questo, questa mano scende per un secondo ed è totalmente coperta, tolgo il medio e lo riappoggio lì. Okay. Quindi sembra che faccia il giro, molto, però bello, in realtà esce. Ci ho un po' giocato, volendo è un di più, ma magari per i maghi ho scoperto che in maniera molto semplice si può fare il back and front. Ok. Quindi io faccio vedere di qua, giro, faccio vedere che anche di qua è legato, rigiro, okay, sono veramente legato e immediatamente... Poi, parla io facendolo su in maniera giusta, cioè girando, basta provare, rimane abbastanza aperto qui,
Quindi quando per l'ultima volta si è infilato, sempre col discorso di fare il back, in realtà rinfilo il medio mentre giro, no? Adesso io non sono così allenato. E quindi quando giro l'ho richiuso veramente. E... ma per dire che è un gioco, secondo me, fattibilissimo e da apparso su un libro per bambini. L'altro... questo ne parlavamo su Ne parlavamo prima, non lo sto a fare, ma okay. Immaginate... cercate di capire come sia possibile una cosa del genere. Lo tolgo l'illustrazione. Sì. Ho uno spettatore seduto e gliela posso vendere come ipnosi. Gli dico gli sciamani, i rumori, possono portare in uno stato ipnotico che fa dimenticare le cose. Lo spettatore è seduto, è fronte pubblico. Voi immaginate questo. Gli dico di prendere un oggetto, tipo una moneta, e di mettermela nella tasca dei pantaloni, ok? Quindi lui mi infila la moneta nella tasca dei pantaloni. A quel punto, parlando degli dei suoni sciamanici, cioè inizio a battere le mani con questa cadenza e dico che questo suono entrerà nel suo cervello e gli farà dimenticare quello che ha appena fatto. Mentre faccio così, continuo, gli giro intorno, quindi li passo dietro, sempre continuando, no? Sto un po' dietro, mi sposto di lato, ritorno davanti, a un certo punto dico, ok, secondo me è passato abbastanza tempo, ti sei dimenticato cosa è successo. Tant'è che operazione hai fatto? E lui giustamente dice, ho infilato una moneta nella tasca dei pantaloni. E tu dici, vedi, non t'ho cancellato tutto il ricordo, ma te l'ho sfalsato. Infatti tutti i ricordi di avermi infilato una moneta, che può essere firmata, nella tasca dei pantaloni. Guarda, io nella tasca dei pantaloni non ho nulla. In realtà la moneta tu me l'hai messa nel taschino della camicia. Vai a prendere e lui tira fuori la moneta firmata dal taschino. Questo è l'effetto, che secondo me è straordinario. E rientra... volendo nelle palline sopra la testa di Slidini. Sì. Quindi come funziona? Una cosa carina che ho trovato è una variazione di una mossa, sicuramente ne abbiamo parlato nella mattina. L'idea di avere due lati di colore diverso, quindi c'è quello arancione sul pollice, quello viola sotto.